Sono iniziate le cerimonie per il 63esima, la 63esima giornata nazionale all'ANMIL per le vittime degli infortuni sul luogo di lavoro. Ha preso la parola il presidente dell'ANMIL, Bettoni. Vi ricordo di poco fa il messaggio del capo dello Stato che ha chiesto di non abbassare la guardia per quanto il fenomeno delle morti e degli infortuni sia fortunatamente in decrescita. Sentiamo un passaggio di Bettoni. Ai loro sogni per il lavoro, alla speranza che questi sogni non si trasformino in incubi attraverso una campagna di sensibilizzazione ideata dal giovane Dario Di Matteo. Lo abbiamo fatto con la piena consapevolezza che ci viene dagli ultimi duri anni di crisi e anche con la certezza che sapremo ripartire, che sapremo restituire un futuro alle nuove generazioni. E questo è l'appello che oggi in tutta Italia vogliamo lanciare alla politica e alle istituzioni. Rimbocchiamo le maniche, accantoniamo le divergenze e ripartiamo. Facciamo di nuovo sognare i nostri figli. Diamogli però un lavoro sicuro che non metta a rischio la loro salute e la loro integrità. Ricominciamo a costruire e a produrre, senza dimenticare che il lavoro è anche rischio. Un rischio da cui possono derivare malattie ed invalidità, ma un rischio che poi deve essere previsto ed evitato. Negli ultimi anni, grazie, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, al ruolo di continuo pungolo svolto dal Presidente della Repubblica, è molto maturata la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e i risultati in termini di vite salvate si sono visti, pur al netto di una crisi che tanti posti di lavoro è costata e tanto ha penalizzato la nostra produzione. Tuttavia, sarebbe un errore pensare che possiamo ricominciare a costruire e produrre senza continuare a mantenere alta la guardia sulla sicurezza dei lavoratori. Sarebbe una nostra grave responsabilità se la conta di morti e feriti sul lavoro dovesse tornare a crescere insieme ai nuovi cantieri e alle nuove fabbriche. Dobbiamo dunque accompagnare il lavoro e la produzione con un rinnovato impegno sul fronte della prevenzione di incidenti e malattie. Perché quello che oggi risparmiamo su questo fronte lo pagheremo domani in termini di vite, salute e costi sanitari e assicurativi. Dobbiamo riprendere in mano le norme approvate 4 anni fa e dare loro completa attuazione, perché è grave che così dopo tanto tempo non sia stato ancora fatto. Dobbiamo tornare a destinare una piccola parte delle poche risorse disponibili anche ad azioni che possono consolidare e rafforzare la consapevolezza dei rischi sul lavoro e la cultura della loro prevenzione. Dobbiamo rafforzare e migliorare la formazione dei lavoratori per la prevenzione, perché è una formazione di carta. Una formazione che si faccia per semplice obbligo costa comunque molto, ma vale poco e nulla. Dobbiamo anche guardare diversamente i lavoratori stranieri, prepararli per tempo, perché se migliaia sono morti in mare, altre migliaia sono rimaste vittime del lavoro, spesso anche in condizioni di irregolarità e sfruttamento. E nel costruire per i nostri figli gli ambienti di vita e di lavoro sicuri, non possiamo dimenticare che il lavoro deve anche assicurare alcune garanzie fondamentali che possono tutelarli nel caso in cui la prevenzione non raggiunga il suo scopo. La norma fondamentale dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali risale al 1965, un testo unico sul quale si sono innestate nel corso degli anni leggi e sentenze e che soprattutto è in molte parti inadeguato alle mutate caratteristiche del mondo del lavoro e della nostra società. Noi crediamo sia venuto il momento di porvi mano, proprio in un periodo che, pure con qualche incertezza, offre comunque la possibilità di un confronto e di un dialogo tra le principali forze politiche. Occorre fare in modo che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali possa realmente garantire indennizzi adeguati, cure e riabilitazione tempestiva e reinserimento sociale e professionale. Dal 2000 gli indennizzi percepiti dagli infortunati sul lavoro per il ristoro del danno biologico hanno subito una perdita economica in termini reali di oltre il 20%, in conseguenza del mancato adeguamento delle tabelle che li determinano. Noi crediamo che non sia più rinviabile questo adeguamento
e siamo convinti che si possa anche mettere a regime il loro adeguamento automatico. Il governo intende ridurre il costo del lavoro, ed è giusto. Bene, una quota di questo costo è rappresentata dai premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E l'INAIL da anni registra un positivo andamento di bilancio. Si riducano, sì, i premi assicurativi alle imprese, ma si adeguino le prestazioni alle vittime degli incidenti sul lavoro. Si intervenga sulle tabelle di indennizzo del danno biologico e si rafforzi anche il ruolo dell'INAIL per la garanzia assicurativa di cure, riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo. Negli ultimi 15 anni, con una nuova legge per il ricollocamento... Così dunque il presidente dell'ANMIL nella 63esima giornata in ricordo delle vittime del lavoro. Avete visto i dati con un crollo delle morti del 28%, ma ha detto il capo dello Stato nel suo messaggio non si deve abbassare la guardia. L'ANMIL chiede un nuovo regolamento che definisca indennizzi certi per un certo reinserimento nel mondo del lavoro. Torneremo a seguire le cerimonie in occasione dell'intervento del Ministro del Lavoro Enrico Giovannini.